Ma com'è il lessico dei nostri politici? Ce lo racconta lui, Pino La Mura! Boh, mi ammazzo pure! Bello questo applauso, grazie per l'accoglienza. Fatelo, no? Lo sapete fare? Allora, io, siccome andiamo, sapete come sono i tempi televisivi, no? Devono essere subito veloci, 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 come l'uomo che fa l'amore con la donna, è velocissimo. Quindi io sarò velocissimo, vorrei solo... Però io mi arrabbio perché, come tutti voi, ci prendono in giro dalla mattina alla sera. Io stamattina sono uscito, ho preso metro, no? Ho letto questa cosa. Precari, una luce. Dico, voi vedete che i precari adesso li assumono tutti. Giro la pagina. Aspettate che la giro. 3 anni per le assunzioni. Cioè, ci stanno a pian giro. Ma la cosa brutta che a me è... Questi politici... usano un lessico veramente che non arriva alla gente, non arriva al popolo. Per esempio, il presidente è super partes. Sembra, ma chi combatte con Superman questo? Che è super partes, giusto? Cambiate, dite, il presidente è l'uomo di tutti quanti, è l'uomo che ci difende. Oppure, io ho letto una cosa, quando bisogna votare, c'è la par. O vedi, in 3 hanno risposto, altri 70 non hanno risposto, perché tanti non lo sanno. Adesso vi dico una cosa, quando ci sono i partiti, no? Me lo sono segnato perché quando c'è un partito che va male, c'è il cupio dissolvis. Ecco perché Matteo Renzi è sparito, si è levato da dissolvis, si è dissolto pure Renzi. Ma io adesso voglio dire una cosa, avete saputo che noi siamo il secondo paese più vecchio del mondo, più anziano, lo sapevate? Il primo paese è il Giappone, vabbè lì mangiano solo riso quindi campano di più, noi siamo il secondo paese. Allora io dico una cosa, il 26% degli italiani sta sulla settantina, il 7% sta sugli 80, allora ci sono il 30% degli italiani non può capire determinate parole, lo spread, la spend review, i botti. Adesso io dico una cosa, mia nonna Apollonia, non ride, si chiama così, mica è colpa sua, gli hanno messo il suo nome, Apollonia, vive in un paese del Molise. Io sono andato a trovarla e gli ho detto, nonna, lo sai che stiamo combattendo con lo spread? Ma risposta, bella da nonna, non rompe le palle perché a casa mia non si spende niente, quella che panza la sera se la mangiamo a pranzo il giorno dopo. Che ne sa nonna dello spread? Che ne sa? Gli ho detto, nonna, dai che stai tranquillo, che adesso è salito anche il PIL. Ma mi vuoi via per lo culo? A 80 anni pensi che ogni PIL me li faccio tutti i giorni? Eh? Che ne sa nonna del PIL, del prodotto interno lordo? Che ne sa? E poi gli ho detto una cosa bellissima, gli ho detto, nonna, lo sai che i ragazzi che abitano sopra da me sono 2 ragazzi, uno non lavora, l'altra è esodata, nonna, che purtroppo litigano. Mi ha guardato, mi ha detto, Pinetto, belle di nonna, ha già fatto buono, io a nonno tuo che gliela sono data subito, non ho aspettato prima di sposarsi, gliela sono data subito, era contento, nonnetto, tu deve vedere come ride, gli si rizzavano tutto l'upilla, perché noi parliamo, vedete nonna, pure se i nomi dei medicinali, no? Adesso ci sono dei medicinali che so, mia nonna che va in farmacia, e dice, senta, dottore, mi fa male tanto la capa, mi dico qualcosa... per un male de capo, la dottoressa fa, dice, un antinium, ma qual è un antinium? Non rompe le palle, a me fa male mo la testa, mica devo aspettare un antimo. Va bene signore, ho capito, allora le do un bel moment, ma quale moment? A me mo fa male la capo, voi capite come fa male la capo? Il moment, poi esce fuori e dice, signore ho capito, le do un ketadol, mi stai pigliando per lo culo veramente, come ketadol, mi fa male la capa, te l'ho detto prima, no perché le pasticche adesso si chiamano ketadol, capito? Eccole qua. Ma un'altra cosa stupenda, devo andare veloce perché ho detto i tempi televisivi sono velocissimi, un'altra cosa bellissima dei ragazzi di oggi, io dico una cosa, no? Dove l'ho messo? L'ho messo qua. Ragazzi, non vi mettete le magliette con le scritte, i pantaloni con le scritte, perché fate solo pubblicità a queste case. Non è che vi pagano, siete voi che pagate un pantalone di 10 euro, 57, 80 euro. Adesso, se io a Roma, no? Ve lo faccio vedere perché l'ho portato, a Roma, che magari è caduto, magari sapete a Roma manca la luce, c'è il buco e magari tutte presenti con sto pantalone con la scritta Frankie di dietro,
giusto? Al buio tu t'abbassi per raccogliere qualcosa. Non ti devi dopo arrabbiare se ti parcheggi le biciclette da dietro. Hai capito? Perché uno Frankie Garage. Uno legge Garage, ma la cosa bella a Napoli, mi è capitata, ve lo devo far vedere. Dove? Eccola qua. A Napoli, vado a fare una serata, a via Roma esco. Avete visto quei ragazzi che portano quei pantaloni larghi, con la bragarella? Io lo chiamo modello VC, ci fai tutto dentro. Praticamente ci siete per bagno, tutto quanto. Praticamente è uscito uno da un palazzo, così. Dico, ma un altro amico che l'ha raggiunto, con altro pantalone così. Uno di dietro c'aveva scritto la scritta riccio, no? Di dietro qui al sedere. E l'altro aveva la scritta one. Io da dietro leggevo così. Capito? Non è bello.